Caroesci, Ferrara, Giacalone e Barbera. Prima azione da palla gol e per poco la Mazzarese non va in vantaggio. Comunque ancora il risultato sullo 0-0, adesso anche Mistretta entra in aria, pallone bellissimo in aria, il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e viene respinto dalla difesa del Gela. Metà campo, adesso ancora Mistretta, bene Mistretta, pallone e tenta il tiro appunto sul primo palo. Al tempo stesso bisogna stare attenti, ancora Keba, il portiere Keba, e probabilmente riceve anche una per Galfano, si porta il pallone sulla fascia, pallone al centro, buono. Benimegna, stop e poi tiro, insomma, adesso altro calcio d'angolo, stavolta corto, Aguebor per in avanti, pallone in avanti, e poi Angileri dotato di un buon tiro e ancora Di Martino. Giarla, metterla più bassa visto che davanti al portiere Mistretta, ovviamente sono ragionamenti che si fanno, e adesso ancora. Bellissimo questo pallone, vediamo come lo gioca Ogeborre, entra in aria, serve ancora Mistretta, pallone alto, corso, pallone al centro per Ogeborre, indietro, pallone ancora per Mistretta, tiro di Mistretta e finisce di poco al lato. Erbini ancora su Galfano, pallone al centro, Ogebor, l'arbitro però. Squadra, attenzione per Gela e pallone Galfano, pallone al centro, forse si aspettava che Mistretta aggredisse il pallone, prendere questo pallone a Galfano di battere, adesso proprio puntuale, dicevamo, al 45esimo l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, quindi primo tempo 0-0 fra Mazzarese e Nuova Città di Gela. Corso indietro col tacco, pallone per esce Di Martino che anticipa Mistretta, pallone per Mistretta che insomma non riesce a colpire bene, poi Angileri per Erbini, Erbini entra in aria e poi colpisce, chiude troppo. Piazza, pallone in avanti, attenzione, bravo. E l'arbitro vede un giudica volontario il passaggio di Giardina per il portiere, ma viene ribattuto il tiro, insomma, ma veramente non riusciamo a capire. Di Gela, pallone in avanti per Piazza, Piazza supera Ogeborre, pallone al centro, attenzione, in due tempi alle Nuova Città di Gela, il pallone in avanti è il numero 7 Valenti, pallone indietro per il numero 10 e poi Piazza, ma insomma c'era una posizione di fuorigioco, ma converge al centro, apre il russo per Ogeborre, vediamo se raggiunge il pallone, sì, Ogeborre raggiunge il pallone, pallone in aria e per l'arbitro non c'è stato nessun fallo di mano, ma il numero 5 Rechichi, pallone avanti per Pardo, Pardo per Abate, l'arbitro però vede, anzi il guardaline vede un fuorigioco, tanto uno scontro duro fra i due giocatori. Adesso il numero 10 Tomaino, pallone in avanti a cercare i due attaccanti della Nuova Città di Gela, adesso riparte in avanti con Perrone, pallone al centro.
Russo, pallone per Ogebor, tiro e gol! E gol! E gol! Ogebor! Ogebor ha portato in vantaggio la Mazzavere, la Mazzarese a servire l'attaccante esterno adesso Keba. E scarpa insomma di un arancione fosforescente di ancora Ogebor, un bel tiro. Tomaino sul pallone, Tomaino parte ma Keba insomma non ha nessun difficoltà. Ferrara, pallone in avanti per bravo Perrone, ancora Perrone, Sincuni a mezzo a due difensori e guadagna, bravissimo Michele Perrone. Posizioni, vediamo se Ceba, ecco, ce la fa, insomma Ceba capisce tutto e con questo arriva il triplice fischio dell'arbitro Longo che decreta la vittoria della Mazzarese. SC Mazzarese 1, Nuova Città di Gela 0, 1-0.